Vai. Ok, prego. Taglio. Ragazzi, sapete, per uno che non fa il prestigiatore, prendere una carta, disperderla, mescolare in mazzo, ritrovarla è davvero difficile, giusto? Certo. Quasi impossibile. Oggi voglio provare una cosa simile, però vi avviso che è difficile, perché farò solo facendovela pensare. Mischia un po', Albi. Mischia un po'. E tra poco tu penserai a una carta. Una carta delle 52, tolti i jolly, ne pensi uno, tu mischi quanto vuoi e noi proveremo a trovarla in maniera magica. Ok, mischiate okay. Abbastanza le carte, ti sembra buono, no? Allora, facciamo Ale, sì? Dai. Tu hai mischiato, tu ne pensi una. Vai, pensa. Sì, quella che vuoi. Ce l'ho. È difficile, ma ci proviamo. Vai, che carta è? Sette di fiori. Sette di fiori. Voglio provare, vediamo. Io cerco di... Non dico di trovare il sette di fiori, ma qualcosa che si avvicina, ok? Parto con un numero di fiori. Provo, vediamo. Così. Quattro di fiori, già qualcosa. So che non è la vostra, aspetta. Mancano tre punti, giusto? Quindi ora non importa il simbolo, trovo il 2, e quindi 4 più 2 fa 6, e manca una carta, giusto? Vediamo. Manca un 1, così, e un 1, quindi 4 più 2, 5, più 1, no, 6 più 1, 7 di fiori, che è la prima carta che ho trovato, quindi... E potete controllarlo, ovviamente sono tutte carte diverse. E questo è il gioco della carta trovata e pensata. Ti è piaciuto? Trovata? No. Non era un po' particolare, però. Vabbè, però vi ho detto che era difficile, quindi nel senso. Cioè, ho trovato il 4 più 2 fa 6 più 1. Niente da dire. No. Volete vedere il 7 di fiori? Perché in realtà, quando una cosa è difficile, non è detto che sia. Questo è il sette di fiori che avevo pensato. Eccolo.